Sarà la volta buona proprio questa, cioè la volta in cui Bitcoin potrebbe tentare nuovamente di andare ad acchiappare quelli che sono i massimi storici fatti qualche mese fa. Teoricamente questo slancio avvenuto negli ultimi giorni potrebbe in effetti essere uno slancio accettabile e corretto che potrebbe portare il re delle criptovalute nuovamente a nuovi massimi storici. Ma non è però così semplice come sembra, perché questo tipo di rialzo teoricamente da un punto di vista ciclico è estremamente pericoloso, e se Bitcoin dovesse fare in effetti nuovi massimi proprio in questi giorni, nei prossimi giorni, sarebbe teoricamente da un punto di vista ciclico anche peggiorativo, perché aprirebbe la strada ad uno scenario ciclico non proprio favorevole. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il lancio della moneta. Scusate la mia assenza, ma sono sempre in giro e quindi non sono riuscito a registrare nessun tipo di video dal venerdì in poi. Tra le altre cose sono stato anche a Roma, ragazzi, ho lanciato la moneta di Ethereum, ragazzi. Comunque, vabbè, ho lanciato la moneta di Ethereum, è uscito che sale. Però in questo momento io volevo lanciare quella di Bitcoin, quindi la rialzo. E invece Bitcoin dice che scende, ragazzi, è un po' indeciso. Secondo me due lanci insieme non la vedo fattibile, insomma. Ma sì, allora sarà uno breve periodo, l'altro lungo periodo. Va bene, allora ragazzi, analisi ciclica per quanto riguarda Bitcoin, analisi tecnica, i livelli di resistenza, una peculiarità che dobbiamo andare a vedere, calendario economico e il grafico. Ethereum, Bitcoin nella giornata di oggi. Sono stato alla Blockchain Week Rome, contento di rivedere tanti di voi, molti ragazzi anche dell'Academy che mi hanno salutato, tantissimi veramente nella giornata. Io sono stato la giornata di venerdì. Devo essere sincero, molto meglio, bella la location, anche meglio dell'altra volta, e mi è piaciuta anche tanto le persone che ho visto, perché c'erano persone estremamente più curate, tra virgolette, quindi molto più esperti del settore, e tra le altre cose molto più indirizzati ad apprendimento, eccetera, più che alla solita fuffa, sale, non sale, meme coin e compagnia bella. Ovviamente è sempre bello rivedere tutti quanti insieme, andare a bere e a passare le serate insieme, veramente, e fuori dal canale è tutto più bello, ragazzi, veramente. Va bene, allora, detto questo, noi ci rivedremo anche prossimamente, nei prossimi mesi, perché ci saranno, credo, una serie di conferenze, e vediamo un po' quando. Io ovviamente vi terrò sempre aggiornati. Calendario economico, prima di andare a fare tutto il briefing della giornata di oggi. Calendario economico estremamente interessante, perché dati negativi soprattutto dell'ISM, dei direttori d'acquisto di maggio per gli Stati Uniti, e pump dei mercati, perché i dati negativi in questo contesto configurano un rallentamento del ciclo economico, rallentamento che va a, in pratica, spingere la questione della possibilità del ribasso dei tassi di interesse verso la fine dell'anno, nell'ultimo trimestre dell'anno. Tra le altre cose volevo anche farvi vedere un'altra questione, cioè quella legata alle previsioni dei tassi, perché c'è il FONC fra 8 giorni e non ci sono previsioni di ribasso, chiaramente, dei tassi di interesse. Vedete, non c'è né una previsione di ribasso e neanche una di rialzo, cioè praticamente 99,9% di probabilità e i tassi restano stabili, in pratica resteranno stabili, ragazzi, mancano 8 giorni circa. Andiamo a vedere però quello di settembre, che è una scadenza importante, dove in effetti già a settembre si va a delineare una probabilità superiore al 50% di riduzione del tasso di interesse rispetto a un 35% che lo mantiene stabile, addirittura poi questo 10% che lo mantiene, che lo fa abbassare di mezzo punto percentuale, non di un quarto di punto percentuale. Mentre per quanto riguarda dicembre dovrebbe essere scontato il ribasso dei tassi di interesse, che dovrebbe andare fra un quarto di punto percentuale e lo 0,50, quindi tra 0,25 e 0,50. Ed è proprio in questo contesto che secondo me potrebbe essere interessante, in effetti, questo tipo di logica. Allora, anche altre questioni legate al calendario economico ci sono questa settimana, tra cui la richiesta di sussidi di disoccupazione il giovedì, e poi la conferenza stampa per quanto riguarda la BCE.
che dovrà decidere sul tasso di interesse, che probabilmente resterà uguale. Allora, queste, se vi ricordate, questi tipi di dati, tanto tempo fa, quando abbiamo iniziato ad analizzarli, vi l'ho tirato fuori dal calderone, sono diventati poi un must, no? Tutti analizzavano questi dati. Perché adesso ne stiamo tenendo meno conto? Perché, in effetti, i dati riguardanti i tassi di interesse sono importanti solo quando vanno a cambiare la politica monetaria delle banche centrali, cioè quando si passa sostanzialmente da una politica che aveva una direzionalità ad un'altra direzionalità. Ma nel momento in cui noi abbiamo presa quella direzionalità, i mercati già stanno scontando tutto quello che sta avvenendo. Quindi, in sostanza, al momento la partita è quella di attendere poi la fine dell'anno, l'ultimo trimestre, per capire se effettivamente i tassi verranno scesi davvero di questo quarto di punto percentuale o mezzo punto percentuale o meno, perché se non dovesse essere così, magari i mercati la prenderanno male. Però, in sostanza, c'è una direzione, quindi tutte le notizie vanno viste con quell'occhio, no? Si mettono gli occhiali giusti per dare un po' spazio a quelli che sono le notizie che vogliono essere effettivamente viste. Quindi, in questo caso, dati negativi sulla occupazione, sui dati legati al ciclo economico e quindi recessione, portano fattori positivi sui mercati, soprattutto però su Bitcoin, non tanto sulle altri mercati, perché per esempio Nasdaq 100 qui sta ancora in fase debole, perché in effetti, insomma, no, i mercati classici poi su una eventuale recessione subirebbero insomma un notevole declino, no, perché la questione recessiva per i mercati classici è sempre negativa. Nell'ambito di Bitcoin non lo sappiamo ancora, una recessione vera e propria non c'è stata negli ultimi anni, decenni, e questo dobbiamo vedere come effettivamente Bitcoin prenderà questo dato, e non ci sono particolari condizioni per cui possiamo ragionare e dire la recessione economica su Bitcoin sarà negativa. Non ci sono dati storici e soprattutto non c'è nessun tipo di legame da un punto di vista fondamentale, perciò insomma, al di là della correlazione con i mercati azionari, che quella esiste, che comunque non è tantissima, non è proprio altissima, però c'è, al di là di questo non c'è nessun legame di Bitcoin con l'economia reale, perciò da un punto di vista pratico questa recessione verrebbe meno. L'unico legame che io posso vederci è nell'ambito degli investimenti: recessione uguale meno liquidità in tasca magari dei risparmiatori retail, che a quel punto investirebbero di meno e quindi anche una fetta del mercato del cripto sarebbe toccata. Però ci sarebbe poi lo zampino della banca centrale che immette liquidità abbassando i tassi, e quindi il cane si morde la coda, probabilmente l'effetto addirittura potrebbe essere positivo. Andiamo alla questione dell'analisi ciclica. Il minimo, nel video di ieri che ho pubblicato sul canale Telegram, ragazzi, trovate il canale Telegram in descrizione, ovviamente iper gratuito. Quando non riesco a pubblicare qui sul tubo, ovviamente ogni tanto pubblico anche lì qualcosa. Allora, qui il dubbio che io avevo ieri è se sul minimo del 31 maggio è stato chiuso il ciclo mensile. Il ciclo mensile che sembrerebbe essere praticamente pulitissimo a 30 giorni. Ora, dal mio punto di vista, sono sincero, mi aspettavo una ulteriore fase ribassista che andasse a chiudere questa fase, anzi l'avrei preferita sinceramente, tant'è che il mercato poi ha fatto invece tre giorni rialzisti, e questa giornata, perché fino al giorno di ieri nulla cambiava, perché vedete si è rimangiato totalmente l'up, questa giornata di oggi, soprattutto se dovesse riuscire a sfondare, si riporterebbe al 100%, secondo me, vicino i $71,500, perché una volta che viene confermato il breakout del livello dei 69.500, probabilmente vicino alla chiusura, Bitcoin accelererà e quindi assisteremo probabilmente a questo a questo gap che verrà colmato probabilmente. Poi l'ultimo baluardo, l'ultimo pilastro resterebbe questa zona qui. Questo intanto il livello di resistenza è importantissimo, $71,500, e poi l'altro livello di resistenza importante, $73,500, $74,500, cioè il baluardo, il massimo storico. C'è un ma da un punto di vista ciclico, e questo ma è molto importante. Questa fase ciclica, siccome è collegata anche ad una struttura ciclica di inversi, insomma dei cicli inversi sul mercato, è pericolosa, perché nel momento in cui noi andavamo, oppure nel momento in cui andiamo a non rompere questo livello neanche nei prossimi giorni, ma
in pratica a fare questo hype che si ferma qui e poi ritorna a ritracciare per una roba del genere, a questo punto ed in questo contesto sarebbe teoricamente meglio per il prosieguo nei prossimi mesi dell'andamento della, di Bitcoin, perché segnerebbe l'eliminazione di un'ipotesi che è costruita su dei cicli che si chiamano inversi, che ragionano sui massimi e non sui minimi, e la eliminerebbe praticamente in maniera definitiva e sarebbe migliore rispetto a quella che invece si configura come scenario di rialzo attuale che va a rompere i nuovi i massimi, diciamo, storici di Bitcoin. Quindi teoricamente soffrire ora per un futuro migliore, attenzione, perché il breakout degli eventuali massimi storici di Bitcoin non sancisce che poi una fase di declino matematica, cioè non è una questione ovviamente stiamo parlando sempre di probabilità, perché c'è anche poi un'ipotesi in cui si configura comunque un segnale forte e quindi quel segnale forte potrebbe in ogni caso lasciare spazio poi al trend rialzista, però non si elimina uno scenario negativo. Questo è il discorso di fondo, cioè da una parte avremo lo scenario che poi vedremo in corso, quindi dipenderà ovviamente dalla sua estensione di volatilità, cioè dal fatto se rompe i massimi, da quanto li rompe, da dove arriva. Ecco, più alto arriva meglio è a quel punto. Nel momento in cui invece lì tocca e basta e poi ci incischia un po', diventa pericolosissima la questione, perché si va ad innescare uno scenario che potrebbe in effetti essere negativo per Bitcoin e addirittura portare un ribasso, un laterale ribassista molto simile a quello che stiamo vedendo in queste giornate. Ora, non è, come vi dicevo, un obbligo, però è un'ipotesi che verrebbe rimessa in gioco, mentre se invece noi aspettiamo fino a un fine mese, metà mese di giugno, questa ipotesi viene completamente eliminata, quindi capite bene la differenza. Cioè, da una parte abbiamo un'ipotesi che sta per essere eliminata, ma ancora non possiamo, e se rompiamo i massimi storici ritorna a galla e quindi va valutata nuovamente. Dall'altra parte invece, se aspettiamo un altro pochetto, quelle ipotesi le eliminiamo completamente e a quel punto ne resta solo una, e quella che resta è molto rialzista. Questa è la differenza, quindi preferivo la seconda, ma ovviamente il mercato non ce l'ha da facile, neanche morto, come si dice, a rilancio. Non mi piaceva questa cosa, e infatti, perché secondo me si era preso invidia di Bitcoin, infatti adesso è uscito che rialza, ovviamente, che le probabilità sono 50. È un gioco questo, ragazzi, anche se è funzionato, vabbè. Allora, andiamo a vedere la questione, quindi, attuale ciclica, anche di breve. Allora, vi ho spiegato la questione legata a questo rialzo sopra il livello massimo. I livelli di resistenza ve li ribadisco e sono 71,5, area 71,5, area 73,5. Il primo livello di resistenza, questo qui 69,5, al momento sembra cedere, vediamo se lo fa in chiusura della candela daily. La questione ciclica del ciclo mensile. Allora, qui 30 giorni pulito, si fa? Sì, si può fare. È accettabile? Sì, è accettabile. È molto bello come ciclo, molto semplice? No, assolutamente non lo è. Perché? Perché qui potrebbe essere iniziato un ciclo di una durata di circa 7-8 giorni, che è una anomalia tecnica, l'ho detto ieri nel video che ho pubblicato poi su Telegram, che fa una roba del genere e boom. Certo, più passa il tempo, più questo rialzo è consistente, più questa anomalia ciclica la eliminerei, perché ovviamente, insomma, già con la candela di oggi mi sembra un po' difficile. Con la candela di ieri invece restava fortemente in atto. C'è da dire che però un ciclo da 30 giorni lancia, secondo me, la possibilità che questo ciclo trimestrale di Bitcoin sia di natura ternaria e che quindi abbia concettualmente una struttura da circa 80-90 giorni classici a forma ternaria, che andrebbe in questo caso a costruire un massimo proprio in questa struttura ciclica mensile e facendo questa struttura così. E da qui in poi, ragazzi, si salvi chi può, perché questa è la versione che vi dicevo precedentemente, cioè la versione che se noi andiamo a costruire una struttura mensile creata a tre cicli mensili, un trimestrale creato a tre cicli mensili, uno, il secondo è questo e il terzo sarebbe questo qui,
quel punto avremo un problema perché poi andiamo in una fase di chiusura anche di un ciclo superiore al trimestrale e Bitcoin potrebbe passare tutta questa fase qui in poi in trend, come vi dicevo, laterale ribassista, come abbiamo già fatto qui. Vediamo cosa succede. Queste sono le due ipotesi aperte da un punto di vista operativo e poi passiamo a Ethereum Bitcoin. A livello operativo, uno dei miei sistemi è entrato oggi e l'altro probabilmente entrerà stanotte se chiudiamo la giornata sopra i 70.500 dollari. Io li seguo e quindi andrò long perché questa fase a livello di strategia di trading è bene seguire i sistemi automatizzati in quanto la questione, come vi dicevo, a livello di scenari ciclici non è così chiara e ci sono troppe possibilità aperte, quindi li valutiamo per avere poi l'esclusione, però ovviamente dobbiamo seguire. Ma terrò questa operazione long in corso in forte, forte osservazione perché ho paura di quello che vi stavo dicendo. Tra le altre cose, se dovessimo arrivare al di sopra dei massimi storici, farò un video anche dove vi mostro dei livelli di target per il mese di giugno che escono fuori da altre strategie che utilizziamo in Academy, che potrebbero indicarci un livello di volatilità massimo, e da lì non sarebbe neanche una cosa così tanto positiva. Quindi la chiave di lettura sarà nei prossimi giorni, però a me questo rialzo non mi piace, ormai l'avete capito, lo seguo ovviamente perché le mie strategie trend follower seguono i trend, quindi quando inverte il trend, in questo momento sta invertendo questo trend che vedete in questa parte qui, questo trend mini trend qui lo sta invertendo, quindi io qui entro nuovamente long e al di là di questo ragazzi, però lo seguirò in maniera fortemente attenzionata, ecco, diciamo così, perché non mi piace proprio tantissimo. Speriamo di sbagliare. Ecco, questa è ovviamente la questione. Allora, detto questo, passiamo a Ethereum Bitcoin. Ethereum Bitcoin, la questione oggi ho pubblicato poco fa, insomma, ecco il post in Academy dove dicevo che entravo nuovamente long da un sistema che era uscito un po' prima, ha perso anche qualche migliaio di dollari di differenziale, non di stop loss, abbiamo sempre guadagnato, ora ha perso un differenziale che però aveva recuperato precedentemente, ma in ogni caso ho preferito anticipare perché ho paura di uno swipe on e rialzista, ma non sono entrato su Ethereum nuovamente perché per questo grafico. Il grafico Ethereum Bitcoin. Allora, io sono dell'idea che su questo livello di minimo Ethereum Bitcoin del 16 di maggio è iniziato un nuovo ciclo semestrale per quanto riguarda Bitcoin, però Ethereum, scusate, contro Bitcoin, però questo ciclo semestrale che ha fatto un super up rialzista in questa parte non ha ancora segnato inversione di trend rispetto al precedente struttura ciclica, alla precedente struttura ciclica. E niente ragazzi, alla fine sostanzialmente potrebbe essere identico anche a questo movimento e quindi ritracciare man mano, fare una roba del genere, perciò non me la sono sentita di switchare le posizioni. È molto prudenziale, vi dico la verità. Insomma, teoricamente si potrebbe anche optare per questo tipo di logica, non so se nei prossimi giorni preso da magari una notte insonne farò un po' di trading, ritornerò a essere trader puro, andando magari a cercare di gestire questa situazione, perché non vorrei farmi scappare il treno di Ethereum. Però c'è anche da dire che comunque, anche volendo, perdendo un po' di forza relativa rispetto a Bitcoin, siccome sono 2 anni che perde, cioè non è che ci cambia granché, insomma io sono 2 anni che non lo acquisto più e in pratica l'ho provato solo un paio di volte in questa zona, se non sbaglio, abbiamo fatto dei tentativi, uno qui poi ha chiuso in stop e l'altro qui che invece è andato un po' meglio, chiuso in leggero gain, ma non sono più rientrato con la mia quota di Bitcoin, quindi sostanzialmente cosa farò? Aspetterò, anche se vi dico francamente questo rialzo è veramente molto tosto per essere un rialzo, questa parte qui, per essere un rialzo di un ciclo ribassista, perché teoricamente il problema è proprio quello, cioè o qui è iniziato un nuovo annuale e ha troncato un movimento lungo, ma non solo un nuovo annuale, qui dovrebbe essere iniziato anche un quadriennale di Ethereum Bitcoin, oppure questo ciclo ritorna a scendere. E no, c'è un'altra soluzione, quindi anche su questo è il problema
di quello che stiamo vedendo in questo momento non mi ha lasciato così, insomma, margine aperto per fare questo tipo di operazione. Quindi ho preferito non stare su Ethereum e rimanere su Bitcoin, anche perché se già l'operazione su Bitcoin è difficile, andare a aumentare la volatilità introducendo Ethereum, che ha una volatilità maggiore di Bitcoin, mi esporrebbe a un rischio maggiore. Quindi è una scelta tecnica dovuta appunto alla gestione della position sizing del mio portafoglio. Tutto qui, ragazzi. Però, da un punto di vista anche di trend, e trend is your friend, non ve lo dimenticate, questo trend Bitcoin-Ethereum non è invertito, ragazzi. E quindi Ethereum resta ancora nello stesso trend precedente, nonostante la fase rialzista. Vedremo un po' cosa accadrà. Se cambio idea, ovviamente faccio qualcosa, ve lo dico nel tubo e nei video sul tubo. Va bene. Ciao a tutti e buona inizio barra continuazione di settimana in questo Bitcoin Monday spostato al martedì. Ciao ragazzi.